Sì, provo. Dove Ivano, com'è andata la serata? Fenomenale, di solito è sempre un pochino così, quest'anno è così, gli altri anni pure, sempre in crescendo. E poi insomma la Calabria per noi rappresenta una fucina di grandi innovazioni. Ogni volta che portiamo un disco nasce tutto dalla Calabria. Le prime copie le vendiamo sempre in Calabria, come già vediamo adesso. Mi manchi tu, vedrai, dopo questa sera partirà sicuramente dalla Calabria qualcosa. Volevo chiederti una cosa, ma i capelli sono i tuoi? Come posso no? Toccarli? Sì, è vero, è vero, sì, sì, sono i suoi. Questa strappa veramente, li ho visti spogliare qui, questa strappa. Allora Ivano, progetti per il futuro? Sempre progetti. Noi andiamo avanti di giorno in giorno, non si devono mai fare progetti da qui a dopodomani, a domani, e poi domani porteranno domani e poi domani, mai pensare a ieri e giocarsi tutto da qui a 24 ore, mai pensare al domani, al dopodomani, sempre domani. Perciò noi domani avremo un concerto a Viterbo, poi andiamo da Carlo Conti a fare i migliori anni, poi andiamo da Claudio Baglioni che ci ha telefonato a fare da Lampedusa, bellissimo Oscià, che è quella grande azione filantropica che fa Claudio e ci ha invitato, e noi con tanto orgoglio. Poi andiamo a prendere il premio il 23 settembre a San Giovanni Laterano, la grandissima piazza del primo maggio a Roma, dove c'è una regione, la regione Sardegna, che dà un riconoscimento ai Cugini di Campagna per la loro azione filantropica verso i malati di SLA. Noi quando parliamo di quei malati abbiamo dei punti di riferimento in Sardegna dove ci sono, non so, per 2500 abitanti 800 malati di SLA, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va bene. Allora c'è questa ricerca e noi abbiamo contribuito ad alimentare queste spese per la ricerca. E va bene così, poi la regione Sardegna ci dà dei riconoscimenti il 23 a San Giovanni e al telegiornale 2. Di Rai 2, dove diranno questa cosa qua. Basta che adesso non c'ho più voce. Ultima cosa, volevo solo dirti, sì. Centrodestra, centrosinistra, cosa ne pensi della situazione attuale politica che abbiamo ma in Italia? Guarda, se tutto se tutto dovesse, ma io lo vedi, non credo né alla destra né alla sinistra, sono peggio di Gabber, perché non è quello, è noi umani che siamo malati, perché se ognuno di noi pensasse a essere meno egoista ti assicuro che sarebbe il grande successo o della destra o della sinistra o del centro. Però queste faziosità non ci piacciono, perciò tutte e due le forme io le contesto. Però voglio dire, chi vivrà vedrà qual è la formula più giusta. Adesso è un po' presto, perché purtroppo ci sono state molte, dall'euro a questa, a questi cataclismi che nessuno poteva pensare. Perciò se un governo deve andare a accumulare soldi per ottemperare alla mancanza, alla passività di questo governo o del benessere degli italiani, bisogna stringersi la cinta. E mi piace l'idea che la cinta venga stretta dal ceto medio alto, come aver tolto tante province, tanti sono andati a spasso, tanti politici che stavano lì a occupare dei stipendi da 10-20 mila euro al mese, a che titolo? Allora, quelli vengono tutti a casa, e si sono risparmiati miliardi e miliardi, che speriamo adesso i risultati si vedranno. Però chiaramente io non voto né sinistra né destra, spero in una bontà del mondo. Grazie, grazie, complimenti per la serata, grazie.